Il tappeto rosso di Los Angeles ha accolto il cast del nuovo film di Oliver Stone, Selvaggi. Molti rumors sulla presenza di John Travolta e consorte. Prima apparizione pubblica dopo lo scandalo di molestie sessuali che li ha recentemente coinvolti. Ma i riflettori sono stati puntati tutti sulla nuova pellicola di Stone. Ho potuto dargli quello che serviva come un menù in cinese. Dimmi quello che vuoi, io te lo darò. Siamo andati molto d'accordo. Il film racconta una storia di lotta tra trafficanti di marijuana e un cartello di spaccio messicano. È una storia d'amore, è un film anche sul denaro e il potere e di come cambia passando da mano in mano. Ognuno cerca di fregare l'altro per il potere. Il film è ispirato al romanzo dello scrittore di polizieschi Don Wilson e racconta la storia di due giovani americani, un ambientalista e un ex mercenario che gestiscono un traffico di marijuana a Laguna Beach. I due finiscono nei guai dopo aver attirato l'attenzione di un cartello di spacciatori messicani che decidono di rapire una loro amica. La protagonista femminile, Salma Hayek, si è detta felice di aver interpretato il ruolo nonostante la violenza di alcune scene, comunque ben fatte, soprattutto per il suo personaggio. Molto sexy, in un certo senso femminile, come il modo in cui riprende la natura. E poi è un film in cui le donne hanno molto potere, e anche questo va bene. Benicio del Toro interpreta un altro personaggio cattivo, uno psicopatico che lavora per il cartello messicano. Anche lui ha espresso ammirazione per il regista. Oliver Stone è uno di quei registi, artisti che ti fanno coraggio. Non so come spiegarlo. È una di quelle persone che ti rendono il lavoro eccitante. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre.